Allora, signora Milena, come sta? Vedi come chiacchiera la signora Milena. Ti stai riprendendo un attimo di quello che ti è successo? Intanto mandiamo un grande abbraccio ai familiari, al figlio di questo signore che invece non ce l'ha fatta. Capito? Un signore della tua età non ce l'ha fatta, che gli hanno dato troppo tranquillanti. Capisci? Tu sei una sopravvissuta, Milena. Sei finita nelle mani di due vere delinquenti. Devo dire questo pure. Non lo so. Due signore le possono benedire stanno. Aspetta che sulle benedizioni chiamiamo Don Gaetano. No, ma poverini, le benedizioni le prendiamo pure da queste persone così, cioè capaci di benedire nonostante hanno ricevuto il male. Avete capito con chi ve la state prendendo? Capito. Allora, speriamo bene che si possa veramente intanto capire quanto pagheranno loro conto salato più possibile, sì, con la giustizia, speriamo. Che non li tengano dentro, togliere dopo tre giorni società. Li rimandano fuori e ricontinuano a fare quello che facevano prima, perché il problema vero è questo, sì, che dopo poco sono fuori. Esatto. Caterina, vediamo che rimangono in carcere. Caterina, gli anziani... Dici. Ormai c'è chiuso poco. Caterina, ma mi sente Caterina Collovati? Non la vedo. Cioè, vabbè, sento la voce. Eccoti, bene. E allora, ciao Caterina. Ciao Leonora, no, da un lato è giusto che la legge faccia il suo percorso, insomma, che se queste sono state già incriminate debbono stare in carcere, ma dall'altro lato il tema è la necessità di socialità di queste signore anziane, che per quanto con tutto il rispetto siano lucidissime, anzi meglio la signora con voi è più lucida di me, però la solitudine porta ad affidarsi ingenuamente a persone così sconosciute per strada. Allora io dico, perché lo Stato non aiuta questi pensionati che oggi con delle pensioni risibili non riescono a far niente, a magari a poter chiamare un qualcuno, non dico una badante fissa, ma un qualcheduno che ti accompagni, quindi una badante magari anche con un aiuto, perché oggi gli anziani, anche quelli che stanno bene, che sono autosufficienti, hanno bisogno di avere un qualcuno che li accompagni nella spesa. È vero che la polizia fa molto con quelle che sono le informazioni, fate attenzione, ma si sa che la memoria a quell'età, e anche non solo a quell'età, è labile, per cui il pomeriggio si sono già dimenticati di quello che hanno sentito la mattina in TV. Occorre che lo Stato aiuti coloro che non ce la fanno da soli o con l'aiuto delle famiglie a prendere, assumere magari anche a ore delle badanti che possano accompagnarli nella quotidianità, insomma, e quindi riescano anche a scambiare qualche parola, perché la necessità di tutti gli esseri umani è quella di avere dei rapporti umani. Pianerò. Questo è. Grazie. Ciao Milena. Ha fatto Liliana. Ciao. Sei troppo simpatica. E io te guardo sempre, signora. Meno male, siamo contenti. Ciao, ciao pure Milena. Sta a guardare. Grazie, ti vogliamo ciao, bene. Ciao, ciao. Arrivederci Milena, arrivederci Maggiore, grazie. Torniamo, grazie all'arma. Torniamo a parlare di Davide Ferrari, grazie anche alla Maggiore Rocco, Mario Rocco, Maggiore dei Carabinieri, grazie all'arma dei Carabinieri che è sempre pronta, attenta, in prima linea per quello che fate verso i più deboli e che ci proteggete. Torniamo a parlare di Davide Ferrari, un come reversibile a caso uno scambio di persona. Voi. Ciao. E poi, visto che bel maggiore lì, no. Guarda là, assolutamente sì. La bravi e belli i Carabinieri.